can understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Sempre tra i piedi quello. C'è la signora. E che importa? Valente, ma è molto considerato. Perdonami, sì, Bones. Ti voglio bene, Dori. Eu ouvirei com muito prazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos ao bar enquanto eu tomo um cafezinho. Parella mia amore, ma tutta la mia vita sei. Parallelamente al cinema latinoamericano, la mostra ha un'altra attenzione monografica, al cinema italiano sotto il fascismo, al cinema sonoro italiano sotto il fascismo, per meglio dire, cioè al periodo della storia del cinema italiano che va dal 29 al 43. Un periodo che forse si è per troppi anni dato come consolidato nell'immagine critica che se ne aveva, e che invece è forse opportuno rileggere, ripercorrere. È importante questo ed è collegato al discorso che l'anno scorso Pesaro fece a proposito di neorealismo, poiché si tratta di stabilire, secondo una problematica storiografica che riguarda non soltanto il cinema, ma nella fattispecie ci interessa dal punto di vista cinematografico, l'alternativa continuità o rottura tra il cinema sotto il fascismo e il cinema neorealistico. Il discorso sul cinema sotto il fascismo è un discorso complesso che richiede una verifica testuale assai oculata. In questo senso lo abbiamo diviso in due tempi. Un primo esame quest'anno attraverso una verifica dell'opera di Poggioli, Camerini e Blasetti, senza con ciò voler indulgere a un'immagine di soli autori che spesso si è data del cinema di quel periodo. Un secondo tempo avrà luogo il prossimo anno riguarderà un'ulteriore analisi dei film e del cinema in quel periodo. Io ho visto la scenografia russa alla Cines, portata da Umberto Barbaro nel 1931-32. Quindi quando nel 29 ho fatto Sole, non avevo ancora avuto, avevo sentito parlare dei russi, avevamo scritto dei russi sì. Nelle nostre riviste di cui è vero, mi onoravo di avere Umberto Barbaro come collaboratore, ma non avevo visto i russi. Avevo visto invece già, la grande guerra di Pered, di Vidor, altre cose. Io ci credo, ma veramente è incredibile. Perché molti hanno detto che non c'è il rapporto, maggiormente perché devo dirti che della cinematografia russa io ammiro Potiovkin, è vero, La Terra, eccetera, Dovzhenko. Ma io di tutta la cinematografia russa, mi scuso di questi, ti prego. È l'età, e bisogna invece che gli spettatori ascoltino tranquillamente e chiaramente quello che si dice, io della cinematografia russa ho preferito sempre un autore poco noto, Nikolaj Ek, in quel film che passò a Venezia, agli inizi, Il cammino verso la vita. Grandissimo film, di un estremo coraggio, di un'estrema umanità, che non giovò molto a Nikolaj Ek, di cui ho dovuto poi riparlare successivamente quando ho avuto una carissima, affettuosa accoglienza a Mosca. Va bene, allora tu rifiuti queste paternità o queste ascendenze? No, non rifiuto affatto, cioè, io non rifiuto neanche da lontano tutt'altro, io anzi sento che sono onorato che i maestri del cinema, della forza di Potiovkin, eccetera, possono essere comunque nominati nominando me, quindi
sono assolutamente onorato. Voglio semplicemente precisare che c'è stata forse una piccola sensibilità, vero, autonoma da parte mia nell'immaginare certo bisogno di verità, che poi ho riscontrato negli altri film, di verità negli esterni, di verità nei costumi, di verità nella gente. Io questo ho fatto con Sole. Ho cercato di avvicinarmi alla verità, alla realtà dei problemi. La bonifica integrale è una delle cose serie fatte dal fascismo, dei problemi e degli uomini. Quindi il tuo cinema è sempre stato, del resto, un cinema soprattutto tematico, ideologico, hai sempre voluto dire delle cose, appunto. Sì. Volevi arrivare al pubblico con dei concetti, con dei sentimenti e trasmettere un messaggio. Come sì, ecco, guarda, un messaggio poi è fatto un uso consumistico che non riprenderei ancora. Devo dirti anche con molta franchezza che pur avendo sostenuto sempre le mie riviste che sono state adesso studiate con una serietà straordinaria. Questo libro che dalla mostra di Pesaro, che è veramente una cosa di una precisione, di una serietà di studio veramente esemplare. Però non ho pensato solo a questo. Per me il dovere numero uno del regista di cinema è quello di attrarre il pubblico, di interessare il pubblico, di divertire il pubblico. Indubbiamente questo a patto di non corromperlo, a patto di non ingannarlo, si capisce? Ma anche il solo divertirlo è già un eccellente scopo che il regista si può prefiggere. Quindi io non sempre mi sono prefisso un messaggio, un'idea, qualche volta, il più spesso che potevo, sì. Però, devo dire, a onor del vero, non soltanto. Peccato che sia una canaglia, è vero, non ha questo, ha un divertimento in sé e per sé, è vero. Sì, questo avviene più frequentemente nella seconda parte, forse, della tua attività. Ma sì, anche fra i miei errori della prima, Ce ne sono stati alcuni. Generosamente non hanno presentato La Contessa di Parma, è vero, è vero, è un altro film. Vabbè, retroscena. È retroscena, esattamente, che fanno delle cose che io pregherò, che cercherò che siano dimenticate. Cancellate. Non per colpa dei collaboratori che ho avuto, per l'amor di Dio, che sono stati bravissimi, carissimi e martirizzati. Attori e collaboratori, per colpa mia, è un errore, errori tanti che ho compiuto. Torneremo a parlare di te alla fine, dopo aver sentito l'intervista. Adesso c'è una scheda filmata su Camerini e su Poggioli, ai quali pure è stata dedicata la retrospettiva di Pesaro. Come Blasetti, anche Mario Camerini è romano. Nato nel 1895, è nel cinema dal 1920. Ha diretto il suo primo film nel 23 e si è fatto notare sullo scorcio dell'epoca muta con un delicato film esotico, Kif Tebbi, ma soprattutto con Rotaie, un racconto su due giovani disoccupati che si amano e che dopo una crisi drammatica trovano nel lavoro in fabbrica la serenità tanto cercata. In Rotaie, malgrado il tono insolitamente cupo per questo regista dalla proverbiale mitezza, c'è già tutto Camerini. C'è il senso della realtà minuta, dei fatti genuini, c'è il pudore e il coraggio dei sentimenti. Io sto a Gardone, dove mi sono ritirato da qualche tempo, quando mi ha telefonato Michiquet, invitandomi alla mostra del cinema nuovo. Io ho detto, perché mi inviti a me? Perché diamo i vecchi film di Blasetti, di Poggioli e tuoi e desidereremmo che tu fossi presente o che vedessi qualche film vecchio. Questo mi fa molto piacere perché, per esempio, T'amerò sempre, sono 42 anni che non lo vedo. Il primo T'amerò sempre. Il primo T'amerò sempre. E siccome ho pochissima memoria, non mi ricordo nemmeno la storia forse del film, quindi vedrò un film come se fosse uno spettatore estraneo al lavoro del film. Eccomi qui, sono a Pesaro, andrò a vedere due o tre dei miei film, quelli dei vecchi colleghi, anche quelli di Poggioli, vedrò con molto interesse. Del povero Poggioli che morì improvvisamente in pieno della sua attività. Poggioli era un regista di grande valore e di grande merito. Ed è morto giovane. Ed è morto molto giovane, perciò dico, non ha potuto realizzare quello che avrebbe voluto realizzare. Dei miei film, che posso dire? Mi meraviglia il fatto che il cinema nuovo abbia fatto questo vecchio cinema. Significa che c'è un interesse. Infatti mi diceva Soldati, che ha fatto un viaggio in America, invitato dall'Università di Berkeley, sì, per delle conferenze sul cinema vecchio italiano, l'interesse grandissimo della gioventù americana, universitaria e anche non universitaria,
e anche uomini di cultura per questo vecchio cinema. Del resto sembra a me che non è solamente sul cinema che c'è un ritorno al vecchio. Adesso c'è il ritorno per esempio a Liberty. C'è anche un ritorno letterario, perlomeno di studio e di riconsiderazione, su D'Annunzio. C'è un ritorno anche alla valorizzazione di certa pittura italiana dell'Ottocento. Quindi in tutto il mondo mi sembra che la gioventù abbia un interesse nuovo per conoscere il passato. Poi quello che tu chiami vecchio cinema, non per questo, può essere vecchio anagraficamente, ma forse non è vecchio qualitativamente. Beh, è un cinema un poco più, più diverso in questo senso, insomma, allora c'era molto il racconto e c'era una certa semplicità, diciamo, di realizzazione più facile. Mi ricordo che Steno, amico mio, mi raccontava questa storia che con un altro regista, parlavano di cinema, un regista molto conosciuto adesso che fa molti film, il quale domandò a Steno, dice, tu alla macchina che gli fai? Steno rimase meravigliato, dice, io niente. E lui disse, io la tormento. Adesso mi sembra che i giovani nuovi questa macchina la tormentino un po' troppo, la tormentano, anche in televisione tormentano troppo, mi sembra, non si vede più che cosa rappresenta quel pezzetto di film che deve esprimere una cosa, invece non esprime più niente, è una confusione. Il questo cinema era più lineare, insomma, vuoi dire? Il cinema non era più lineare, forse era più preciso, più comprensibile dal pubblico. Scusa, ti interrompo, tu mi stai parlando degli altri film, della critica di oggi, della televisione di oggi, ma mi parli poco dei tuoi film, perché non vuoi parlarmi della tua opera? I miei film? Posso dirti questo, siccome parliamo del periodo dall'inizio fino al 43, insomma, sì, durante il periodo fascista, al fascio non sono mai stato iscritto, i miei film erano film di evasione, non seguivano le direttive di quello che desiderava il regime. E li hanno chiamati film cameriniani, qualche volta anche con un certo senso di disprezzo. Ma io invece mi interessavo molto dell'uomo, dei rapporti, i miei film sono tutti su operai, su ragazze, su storie semplici, su storie umane, su storie anche sentimentali. Sentimentale è un brutto termine oggi, però io faccio una grande differenza fra il sentimentalismo, che è una cosa sbagliata, e il sentimento, che è una cosa invece importante, specialmente in questo momento, per l'uomo. Camerignano, ripeto, camerignano è un termine giusto, perché io mi chiamo Camerini, che cosa posso fare? Faccio i film camerignani, ho fatto i film camerignani. L'unica cosa che posso dire nei miei riguardi è questo, che ho sempre lavorato in buona fede. E quello che mi dispiace è che qualche volta nel cinema di oggi c'è una certa atmosfera di malafede, anche di film che vogliono essere impegnati e poi sono eccessivamente commerciali, quindi. E il mio giudizio è questo: se le cose sono fatte in buona fede, anche se sono sbagliate qualche volta, c'è diritto all'indulgenza. Se le cose sono fatte in malafede, c'è diritto solamente alla vendetta. Un comune denominatore di registi presi in esame è il fatto, indubbiamente, che essi rappresentano un aspetto della cultura e del mondo del ceto medio italiano, cioè il ceto protagonista culturalmente del periodo preso in esame, però con aspetti e contraddizioni assolutamente divergenti tra di loro. Alessandro Blasetti è il regista di un cinema corale, di un cinema che riprende alla lontana un discorso che a noi arriva in maniera mediata, cioè il discorso del cinema sovietico. In questo senso rappresentò diciamo, la bandiera più importante, l'elemento più importante per la generazione nuova che si andava formando nel cinema, si andava formando sulle pagine della critica, e riscontrava in Blasetti questo manifestarsi di un cinema non provinciale. Questa era la cosa essenziale, cioè un cinema non provinciale, un cinema che riprendeva un discorso, un linguaggio che veniva da lontano
E veniva in particolare da un paese proibito, il paese tabù. Eppure di questo paese, della scenografia dell'Unione Sovietica, si parlava al centro sperimentale e se ne parlava proprio a proposito delle influenze che avrebbe esercitato su Blasetti, su Pergano e su Blasetti essenzialmente. Per quanto riguarda Camerini, il discorso è più sottile, cioè Camerini rappresentava il versante non ufficiale, il versante non impegnato di quella piccola borghesia che, diciamo, era un po' poi la base di massa del movimento fascista. Rappresentava il versante non impegnato, quello che i fascisti dicevano la piccola borghesia pantofolaia, casalinga, e in questo senso anche Camerini rappresentava quindi una contraddizione alla quale si attaccò una parte della critica per manifestare, in quella forma che si diceva di fronda, il proprio dissenso dal mondo ufficiale. Poggioli è un caso, a mio avviso, molto più limitato. Con Poggioli si arriva a quella, diciamo, a quella forma di cinematografia che poi troverà il suo rappresentante più vistoso in Castellani, il colpo di pistola. Poggioli, a mio avviso, sì, rappresenta alcuni aspetti del ceto medio, però soprattutto indulge a quei formalismi che anch'essi erano una forma contraddittoria, cioè da una parte erano un richiamo ad un'eleganza, ad un maggior rigore rispetto alla retorica fascista, dall'altra però rappresentavano quello che io stesso dissi allora un pericolo nuovo, importante, cioè il formalismo, cioè mettersi in una posizione di opposizione alla retorica ufficiale da un punto però di vista soltanto di negazione, cioè di rifugio in un mondo formale. La rassegna pesarese quest'anno è centrata sul cinema degli anni 30. La scelta di questa rassegna deriva un po' dal successo che l'altro anno ottenne la rilettura del neorealismo. E questo lavoro fa parte di una rilettura generale del cinema italiano, compito che a noi sembra fondamentale per comprendere bene, al di là dei pregiudizi che si sono incrostati su questo cinema, per capire un po' che cosa succede oggi nel cinema italiano. Blasetti, Camerini, Poggioli. Blasetti è un cineasta sul quale probabilmente la documentazione che la mostra offre permetterà di fare molta più luce di quanta non ce ne fosse stata nel passato. Il lavoro che lui ha fatto come critico fra il 26 e il 31, la progettazione di un cinema italiano, di una rinascita del cinema italiano a livello industriale, a livello tecnico, oltre che artistico, ci pare di primaria importanza. La sua opera è un'opera molto varia, ma che sempre si confronta in maniera diretta o indiretta con le strutture del potere. Camerini sembra un cineasta che parla sottovoce, che si serve del genere della commedia come mediazione fra il suo discorso e il discorso che fa sulla realtà. È stato un cineasta che ha formato molti quadri fondamentali del cinema italiano, operanti nel dopoguerra, e certamente la sua influenza non è da sottovalutare. Poggioli, morto nel 1945, ha forse sofferto di questa morte improvvisa, non tanto perché ha cessato di fare film, ma quanto perché il discorso critico che si è fatto su di lui è stato un po' un discorso post mortem che ha teso a classificarlo come cineasta calligrafico a volte, come precursore del neorealismo altre volte, ma in maniera estremamente schematica. Noi crediamo che il pubblico giovanile che frequenta la mostra di Pesaro, con uno sguardo privo di pregiudizi, ci auguriamo, permetta di lavorare assieme a noi per questa rilettura del cinema italiano, rilettura oggi, che ci faccia comprendere quello che è successo ieri, o meglio ancora l'altro ieri, e quindi per capire qual è il cinema del presente. Quando si è inaugurata Cinecittà, io non ero del giro perché non ero fascista, quindi non ero mai stato iscritto al partito, non andai all'inaugurazione di Cinecittà. Mi sembra che io entrai a Cinecittà per la prima volta, mi pare Il signor Max. Col signor Max. E rimasi meravigliato veramente della grandezza di questi stabilimenti, della modernità di questi stabilimenti.
Nel Signor Max io feci una cosa che non avevano fatto prima. Siccome avevo fatto dei film dal vero, come feci Gli uomini che mascalzoni tutti alla Fiera di Milano, mi piaceva di fare film reali, non di cartapesta. A Signor Max io costruì un pezzetto di via Veneto, molto limitato, ossia il giornalaio che c'è ancora adesso all'angolo lì di via Veneto, vicino al Caffè de Paris, e come sfondo c'erano delle case che dovevano rappresentare le Celsius. E poi c'era il pavimento fatto perché passavano gli automobili, il pavimento, eccetera, eccetera. Questo è servito anche nel secondo film Batticuore per delle scene di notte. Ah, perché era rimasta in piedi la costruzione e fu usata di nuovo. Era rimasta in piedi, poi anche altri lavorarono in questa costruzione che avevo fatto io. Pittaluga si decise, dopo 5 anni di battaglie, io avevo fatto contro di lui con il mio giornale, del quale facevano parte Francesco Pasinetti, Umberto Barbaro, Aldo Vergano, Goffredo Alessandrini, eccetera. Il primo nucleo intellettuale scenografico si strinse, e ci tengo a sostenerlo e ti tengo che si sappia, intorno a questo piccolo giornale cinematografico che io avevo fondato con loro. Pittaluga, è vero, lealmente disse che avevo vinto la mia battaglia con Sole e riaprì gli stabilimenti della Cines di Via Veio. Ecco la nascita di Cinecittà, gli stabilimenti della Cines di Via Veio, dove cominciarono a lavorare Gallone, Negroni, anche tanti antichi registi, e cominciarono a lavorare i nuovi. La Cines di Via Veio andò avanti e io ci feci Terra Madre, ci feci Palio, ci feci La tavola dei poveri con Viviani, finché un bel giorno si disse dolosamente, mentre io giravo al Debern, scoppiò un incendio. Scoppiò un incendio che naturalmente rese questi teatri inutilizzabili, e allora l'assicurazione pagò quello che doveva pagare e si gettarono le basi di Cinecittà. Nel 1937 Cinecittà fu cominciata allora, anche perché il terreno dove agiva la Cines era al centro di Roma e valeva anche miliardi di allora, mentre invece il terreno dove è stata piantata Cinecittà era un terreno che poterono acquistare con una modesta parte di quel che si era ricavato dalla vendita del terreno della Cines. E nacque così Cinecittà, allora lontanissimo, circa 12 chilometri dal centro di Roma e circa 6 chilometri dalle case più vicine. Cinecittà era moderna rispetto a tutti gli altri, furono rispettati. Cinecittà fu fatta veramente con criteri moderni, con tutti i criteri che la mia rivista, attraverso gli studi di Ernesto Cauda, aveva diffuso nella stampa italiana circa gli estremi per creare dei moderni teatri, cosa che io avevo personalmente visitato con poche lire e pagnottelle imbottite dei tempi della Augustus nel 1929, prima di fondare la nostra società da cui venne fuori Soli. E avevo visto che in questi teatri il primo requisito era l'altezza proporzionata alla lunghezza. Noi avevamo dei teatri che erano molto lunghi, ma inutilizzabili nella loro lunghezza perché le traverse alte entravano in macchina subito. Bisognava alzare i teatri. Il primo requisito che ebbe Cinecittà fu esattamente questo, quello di sollevare l'altezza dei teatri e di aumentarne la grandezza. Nacque allora subito l'impianto, e ci presi parte anche io, l'impianto del Teatro 5, che doveva essere quell'immenso teatro che ancora oggi è, ancora nel quale è, certo. Io ho potuto fare con la Corona di Ferro addirittura il bosco della Corona di Ferro. Volevo chiedere qualche cosa che riguarda i suoi rapporti col fascismo, per esempio il Cappello a Tre Punte. Dunque, il Cappello a Tre Punte fu fatto da Amato e un altro produttore, con pochi soldi, preso da una storia di Alasson, che noi trasportammo nel 600 spagnolo a Napoli. E quando Mussolini vide il film, perché vedeva i film a Villa Tortugna, De Feo gli mandò il Cappello a Tre Punte senza vederlo. Prima gli aveva mandato un altro film mio e Mussolini aveva detto che era un film molto piacevole, così. De Feo, senza vedere il film, mandò il film a Villa Torroni. Dopo 200 metri Mussolini si alzò rovesciando una sedia e, uscendo dalla comune, disse: bella sensibilità politica dopo 13 anni.
Io poi aspettavo notizie sul film d'Amato, l'altro produttore, ho telefonato a Amato, l'altro produttore, non c'erano, erano fuori Roma. Allora sono andato da Freddi, che era il direttore della cinematografia, dice, ma che succede col cappello a tre punte? Ma guarda qui, su giù, non voleva dirmi la cosa, poi mi disse, guarda, dice, sai, sensibilità politica, vai fuori dal giornalaio, questa qui, di rimpetto, e prendi Anno 13 dei figli di Mussolini. Vittorio Mussolini era critico cinematografico in questa rivista che facevano loro Anno 13. Prendo Anno 13 e dopo la critica su vari film leggo Non parliamo dell'orribile film di Mario Camerini, antifascista e anti-italiano. Io ritornai indietro da Freddi e dissi, senti Freddi, orribile film è un giudizio critico, mi sta bene. Antifascista, tu lo sai che non sono iscritto al partito, mi va bene lo stesso, ma anti-italiano da un ragazzo di 18 anni. Non me lo faccio dire perché ho fatto 3 anni di guerra e sono italiano e voglio rimanere italiano, quindi se questa sera non c'è una scusa del direttore, siccome Amato è partito, l'altro produttore è partito, qui c'è aria di confino, io ci voglio andare bene. E allora vado dal direttore e lo prendo a schiaffi. Ah, ma tu sei pazzo? Beh, se non viene la lettera io vado dal direttore. E la lettera venne la sera. Freddi me la lesse tutta e io vidi che doveva essere la scritta, a meno che non abbiano fatto un falso, era di Vittorio Mussolini. Dalla soddisfazione da Vittorio Mussolini si vedeva la lettera. E Freddi mi disse poi, dice, beh, io adesso questa lettera però la strappo. E la cosa finì così. Nel film mancano 200 metri che erano quelli più interessanti. Per esempio, il film cominciava così. E due contadini vedono da lontano un contadino bastonato e frustato da due guardie. E allora dicono, ma che ha fatto Cicillo? Dice, ma Cicillo non ha pagato la tassa. Dice, perché? La tassa sulla pioggia. Ma quest'anno non c'è stata la pioggia, ma la tassa ci sta sempre. Palazzo di Rinfetto sembra un vero varietà, c'è un simpatico terzetto, ma... La mostra del cinema a Venezia fu forse l'unica manifestazione di mondanità che il fascismo autorizzò ufficialmente. Il cinema e Venezia diventavano per una decina di giorni pretesto e zona franca per uscire dall'austerità, spianare il cipiglio e portare le uniformi come se fossero abiti da sera. O non portarle, come fa qui Umberto di Savoia. Il Palazzo del Cinema, il Lido, l'Excelsior. In questa zona privilegiata, le donne avevano il diritto di essere belle e di mostrarlo senza puntare il distintivo fascista sulle spalline dell'abito da sera o del costume da bagno. Vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Un'altra cosa sul fascismo che le capirò durante i Promessi Sposi. Ah beh, durante i Promessi Sposi, alla festa, mi pare il 28 ottobre, non so, io stavo girando in teatro, mi mandano a chiamare, c'era un federale, non so chi c'era, del partito, dice, lei perché non ha il distintivo del fascio? Perché non sono iscritto? Dice, lei prenda questo distintivo, lo mette in questo giorno di festa per noi e vada a girare, se no non gira più. Allora io misi il fascio, però misi sopra l'impermeabile. E lo dissi agli operari, dice, ma non chiamato per questo, ma misi sull'impermeabile. Nemmeno quando la guerra c'entrò in casa, quando le bombe caddero a Roma, il cinema si fermò del tutto. Si girarono film avventurosamente anche nel 1943, anche sotto l'occupazione tedesca. Quando l'Italia si rimise in piedi, finita la guerra, il cinema era cambiato, ma il neorealismo, Roma città aperta, paesà, chouchà, agli italiani non piaceva. Non piaceva nemmeno alle nuove autorità che rimproveravano i nostri registi allo stesso modo dei piccoli borghesi dalla dignità offesa, dicendo che gli stracci non vanno sciorinati in pubblico. Poi cambiarono idea. Perché? Perché il cinema degli stracci piaceva all'estero, perché a De Sica davano l'Oscar.